Tata, non puoi dormire sempre. Dai che dobbiamo fare la ricetta coi gamberi. Semplice, veloce, come... Carissimo! Allora... Ah, tu vuoi iscrivere al mio canale? Bene, bene. Sì, ci sono le ricette di Natale, certo, iscriviti pure, vai. Sì, ricette con le uova. Ricette, sì, vegetariane. C'è un po' di tutto, iscriviti, iscriviti. Come, quanto costa? È gratis! Bentornati sul canale, eccoci qui, ormai è via sta mascherina, porca, beh, sono isolato, va bene. Bentornati sul canale, dunque, intanto bellissimo il video dove tutti i piccoli creator si sono sbizzarriti nelle loro clip, bellissimo. E ci sarà la seconda parte, tra un paio di settimane, non lo so, stiamo aspettando che arrivino altre, ormai tutti vogliono partecipare, insomma, è la cosa più bella. Fare un video tutti insieme e ognuno si pubblicizza. Dunque oggi torniamo con le ricette, tanto fa freschino, maglioncino bello pesante. Torniamo con le ricette, oggi andiamo a affrontare i gamberi. Andiamo a fare questa preparazione dei gamberi molto semplice, però che dà un effetto come al solito sorprendente, con questa pastellina particolare. Dunque, ricetta velocissima che potrete fare tranquillamente a casa nei giorni di festa, dai, bellissimo, andiamo subito, azione! Allora partiamo con la nostra ricetta. Come vedete, pochissimi elementi: farina di riso, 4 cucchiai, 1 di farina 00, un bicchiere d'acqua minerale gassata, se non ce l'avete va benissimo, un grammo o due di lievito. E abbiamo scelto dei gamberi, delle mazzacolle tropicali, ma voi potete scegliere quelli che volete. Aggiungiamo insieme due tipi di farina nell'acqua, mescoliamo e intanto ci prepariamo una salsina per accompagnare i gamberi. Io ho scelto maionese e curry, che mi piacciono tantissimo, ma voi naturalmente potete scegliere quello che volete. La mettete a riposare la pastellina un'oretta in frigorifero, deve essere bella fredda. Asciughiamo i nostri gamberi e poi introduciamo e lasciamo 2-3 minuti per far bene assorbire. Intanto andiamo a preparare il nostro olio bello bollente, deve fare un effetto crespo, ecco, quando succede questo è perfetto. Inseriamo i gamberi e belli fritti almeno un paio di minuti, che fanno quell'effetto croccante. Li rigiriamo e andiamo poi a scolare su un panno carta. L'ideale sarebbe la carta paglia, ma può andare benissimo. Ed ecco qui, li scoliamo e li accompagniamo con la nostra salsina che avevamo preparato in precedenza. Saliamo solo ora, al momento di servire, ed ecco qua, andiamo a fare la prova di assaggio. Gustosissimi, fantastici. Ebbene, spero che vi sia piaciuta la ricettina, bella, veloce e rapida, come è usanza di Fast Tutorial Italia, senza farvi perdere tempo. Cose veloci, un po' particolari, diciamo. Sono qua davanti al mio, quello che è rimasto del mio orto, insomma, queste pianticelle qua, insomma, che cercano di resistere, che si preparano per l'inverno, E dunque, seguiteci sempre, prossimi video entusiasmanti, di ogni tipo, di ogni genere, seguiteci, mi raccomando. E alla prossima!